Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati al mio piccolo mondo creativo. Vi mostro una delle mie mattinate splendide che ogni mattina mi godo queste cinguettare di questi uccellini. Ho voluto lasciare il suono senza toglierlo perché è bellissimo sentire questi cinguettare, è meraviglioso, mi rilassa tantissimo, diciamo che mi carica di energia per dopo andare a pulire. Oggi giornata così, rilassante metà mattinata e poi il resto a pulire. Oggi facciamo il frigo, un frigo in disordine, e cerchiamo di modificare certi disordini, diciamo. E diventiamo anche il frigo, lo facciamo diventare un po' minimalista. Come sta andando la mia vita in questo momento. Penso che sto riuscendo. Ogni singola parte della mia casa la sto riducendo o la sto facendo diventare come la voglio, il più minimalista possibile, perché per me questa parola, che non è nuova, come sempre dico, minimalista, e vivere con questo essenziale, quello che realmente ti rende felice. E avere poco ti dona tanta libertà o essere più liberi. Io adesso mi sento più libera, mi godo più i momenti della giornata, della mia vita. Ho tempo di leggere, ho tempo di scrivere, ho tempo per passeggiare, e anche il tempo per pulire, però non avendo tanti oggetti, tante cose, diciamo che quel tempo che passavo a pulire gli oggetti e le cose in più, adesso li sto sapendo apprezzare in altre cose, anche una chiacchierata con un'amica, e godo più di questi momenti che per me sono più reali che passarmi la vita a pulire. Bene. Ho fatto questa piccola parentesi per dirvi cos'è il minimalismo per me. Continuate a guardare. Dopo una buona colazione posso anche godermi di 10 minuti di lettura del mio libro di questo mese. E anche questo mi aiuta tantissimo alla mia crescita personale, al mio essere, al mio modo di vivere. Non potete immaginarvi la felicità che si sente ogni mattina sentirsi circondate di questi canticchio, di questa naturalezza, questi fiori. È meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Finito il mio relax, inizia il lavoro di oggi. Smontiamo tutto il frigo, che è da un po' che non lo facevo, si vede anche in certi punti che lo sporco. E voi conoscete già il mio prodotto magico di pulizia, lo uso dappertutto, che sarebbe lo sgrassatore, il lavapiatti e un po' di
di aceto di mela. Ecco, questo è il mio prodotto che per me non lo cambierei per nessuno al mondo o per nessun altro. Così vi capite. E come vi ho detto in altri video, questo mi lascia, mi sgrassa e mi profuma allo stesso tempo. È favoloso. Dico sempre che lo uso dappertutto. Veramente non spendo in troppi prodotti. Questo mi aiuta anche a risparmiare e a pulire bene allo stesso tempo. Dopo averlo lasciato 10 minuti in ammollo, iniziamo a sciacquare. Approfitto anche questo momento per ringraziarvi per tanto sostegno che mi state dando, per nuovi iscritti e ricordarvi che anche un pollicino in su mi aiuta tantissimo e vi ringrazio di cuore, veramente. Siete in tanti e spero che arrivate in tanti ancora di più. Grazie. Bene ragazze, vi presento il mio frigo, ve l'ho organizzato, è rimasto come lo volevo.
ha quello essenziale, quello che ci serve. Io faccio la spesa ogni settimana, per quello lo vedrete vuoto, non sono una che riempie troppo il frigo, uso quello essenziale, quello che dovrò utilizzare in settimana. Qua abbiamo messo un po' a disposizione le salse, i barattolini aperti con le acciughe, champignon. Qua è vuoto, per ora non ho bisogno di questo spazio qua. Qua abbiamo tagliato l'anguria oggi, buona, dolce. È la prima volta che l'ho presa, è venuto buono, dolce. Qua abbiamo messo le uova, le fragole, un po' di pomodorini datterini belli dolci e qua quella verdura che occorre questa settimana, carote e un po' di zucchine. Qua abbiamo i peperoni, il cavolo, i limoni e per ultimo abbiamo il tenerone e il pecorino di mia figlia grande. Bene, io vi saluto e al prossimo video. Ciao!